tutti! Allora, scusate, c'è il sacchetto. Allora, scusate se mi vedete coi capelli così, ma li ho appena lavati, quindi sono bagnati, e li ho raccolti perché sennò divento la sorella del Re Leone, cioè mi diventano troppo ricci e non mi piacciono. Allora ho messo una mollettina qua e poi ho fatto un micro codino. Dunque, oggi promosse, bocciati e finiti, soprattutto finiti, di agosto 2013. Quindi io inizierei, questo appunto che vedevate prima è il sacchetto dei prodotti finiti. Partirei subito così non ci dilunghiamo. Allora, ho finito questo bagno doccia da un litro alla violetta di Avon, eccolo qua. Questo fa parte della linea Bubble Bath, sono enormi, io l'ho comprato ancora l'inverno scorso e vi durano una vita, cioè sono molto buone, mi piacciono tanto perché la profumazione è ottima, cioè questo proprio sa di violetta, quindi insomma che dire, lo sapete che a me gel doccia e Bubble Bath di Avon piacciono, quindi questo è assolutamente promesso. Poi ho finito, allora questo l'ho finito e come anche questo insieme al mio fidanzato, nel senso che l'ho iniziato lui, poi gliel'ho fregato io, poi me l'ha rifregato lui. Questo è un bagno doccia al cocco, l'avevamo preso da Bottega Verde quando avevo preso anche quelli alla pesca bianca e alla mora che ho finito nel video precedente. Questi erano 400 ml, spero che possiate vederlo. Ok, 400 ml, questo l'avevamo pagato in offerta, se non sbaglio, a 2,75 euro, 2 euro qualcosa comunque. Anche questo è molto molto buono, beh, ha un profumo di cocco, cioè, buonissimo, non ve lo sto neanche a dire. Quindi anche questo è promosso. E anche questo l'abbiamo finito in comunità. questo è ovviamente il gel doccia al caffè della Yves Rocher. Eccolo qua. Sono sempre quelli della linea Jardin du Monde, ormai sono famosissimi qua sul tubo, questo era 200 ml e l'ho pagato 1,75 se non sbaglio, erano in offerta. Che dire, questo qua è un inizio, siccome ha un profumo molto forte di caffè e sa di caffè amaro, quindi all'inizio, io che sono un amante delle profumazioni dolci, questo sempre se riesco ad aprirlo, esatto, sa di caffè amaro, quindi all'inizio devo dire la verità ho fatto un po' fatica, poi però iniziando a utilizzarlo devo dire che non solo mi è piaciuto ma crea quasi assuefazione, nel senso che ha veramente un profumo molto buono di caffè. L'unica cosa è che io dopo questo gel doccia avevo difficoltà a usare creme corpo che ovviamente non si intonassero tra virgolette con la profumazione di questo gel doccia. Infatti io, come avevo spiegato nello scorso video, avevo utilizzato la crema anticellulite della Just, che ha una profumazione molto delicata, che quindi non andava a cozzare con questo gel doccia, però è assolutamente promosso e mi è piaciuto. Poi ho finito questa crema corpo, questa è di H&M, Body Lotion Twilight Rain, e come avete potuto vedere erano 200 ml di prodotto. Questa l'ho proprio tagliata, vedete? Era così e l'ho proprio tagliata. Tra l'altro mi è costata molto tagliarla perché, come vedete, ha un packaging fantastico, viola, e infatti l'avevo messo anche nel video quello che avevo fatto, potere del packaging. Salutiamo Ornitorella, che è quella che ha iniziato a fare questa tipologia di video. E questa l'avevo pagata a 2,95, c'è ancora qua il prezzo. Fuoco, ok. Allora, che dire di questa crema? L'inci fa spavento, nel senso che ci sono dentro un sacco di schifezze. Il profumo era buonissimo, nel senso che era questo agrumato esotico, diciamo così, molto molto, e io non sono una che ama gli agrumati, i profumi agrumosi, e invece questo era molto molto buono. Non aveva, cioè la mia pelle faceva fatica ad assorbirla perché ovviamente era piena di schifezze, però mi lasciava la pelle morbida. Il profumo non durava proprio fino a sera, cioè durava mezza giornata, diciamo così. Però vabbè, non mi sento di bocciarla, ha fatto comunque il suo lavoro, l'ho finita. Ciao! Poi, ho finito, questo me l'avete visto nel video degli struccanti, il 3 in 1
detergente 3 in 1 della Avon Care, e questo è tonico, gel detergente e idratante 3 in 1, per questo che si chiama così, è tutto zozzo, però appunto perché l'ho usato. Questi sono 200 ml, io l'avevo pagato 1,95 euro se non sbaglio. Se magari mettesse a fuoco sta camera oggi io sarei anche una donna felice, ma va bene, l'avete letto perché era scritto grosso così. Fa bene il suo dovere, non è un gel detergente di quelli che dici wow, però lascia la pelle morbida, un buonissimo profumo, nulla da dire, senza infamia e senza lode, fa il suo dovere per 1,95 euro, direi che è promossissimo. Poi ho finito questo gel doccia della Youth al tè bianco e bergamotto. Sì, tè bianco e bergamotto. Questi sono 125 ml, ok, e la scadenza era, figuratevi, nel 2015, cioè c'è 9-2015 qua, ok, molto buono, è proprio un gel, la consistenza di un gel, colorino giallo, buonissimo, un'ottima profumazione, pelle super idratata, ottimo, nulla da dire. Poi ho finito, queste sono andando random, quello che pesco, queste salviettine della Baby Lotion Wipes della Pop-Up, no, Pop-Up è che c'è l'apertura fatta così, non so di che marca siano, body lotion made in Italy, ci credo poco, ma va bene, della Converting, credo che la marca sia questa, Converting, ok, comunque sono queste qua, io le ho utilizzate per togliere gli swatches e per risciacquarmi il corpo quest'estate quando proprio mi sentivo un po' piccica dall'estate, ma hanno fatto egregiamente, queste hanno fatto egregiamente il loro dovere, le avevo pagate 1 euro dai cinesi, quindi insomma. Poi ho finito, sì, ma vieni, la crema giorno e la crema notte, queste qua della Youth, queste facevano parte del mio progetto di smaltimento prodotti, ragazze, per finirle non ve lo dico, cioè le ho usate anche sul collo, sul décolleté, cioè proprio per cercare di farle finire, ve le faccio vedere nel dettaglio. Allora, questa è la crema giorno, ok, e come vedete è terminata. Tra l'altro il packaging è stupendo, niente da dire. E questa è la crema notte. E come potete vedere è finita. Allora, queste creme, oltre ad avere un profumo di rosa, cos'è? Stella, rosa alpina. Hanno dentro la rosa alpina. Allora, hanno un buonissimo profumo entrambe, quella giorno ha il profumo un po' più forte, quella notte ha il profumo un po' più soft. Il problema qual è stato? Che per la mia tipologia di pelle, che è una pelle grassa, mista grassa, queste creme erano assolutamente troppo ricche. E cosa mi viene da dire? Che queste creme sono pensate per, secondo me, donne più grandi, cioè dai 40 in su, 45 in su, perché sono creme veramente molto corpose, cioè ho fatto fatica a finirle per quello, quindi non le ricomprerò più, a prescindere dal fatto che hanno un prezzo veramente proibitivo, però non le ricomprerò, io queste le avevo avute in un set che davano in regalo, non le ricomprerò più a prescindere dal prezzo, ma anche perché proprio non vanno bene per il mio tipo di pelle. Questo non toglie che siano due buonissime creme, se avete una certa e volete una crema particolarmente idratante, particolarmente ricca, allora queste due fanno al caso vostro, ma altrimenti no. Quindi andiamo avanti. Ho finito, e interessantissimo, gli assorbenti della Conad. Sto giro sono andata di Conad, erano gli ultra, quelli normali con le alette, che begli argomenti, e niente, mi ci sono trovata bene, li ho finiti, nulla da dire. Poi ho finito, finalmente, ve l'avevo già fatta vedere, è finita come potete vedere, la Clinique Super Defense con fattore 25, con fattore solare 25. Questa, non spendo troppe parole, ve l'avevo già fatta vedere nell'altro video dove vi recensivo gli altri due prodotti.
È una buona crema, una buona base per il trucco. Gli unici contro sono il prezzo e il profumo, cioè l'odorazione, perché la mia sa di plastica, sa di Barbie. Se voi hanno usato una Barbie e poi hanno usato questo, è uguale. E quindi, però, è una crema che ha svolto benissimo il suo compito. Allora, questi qui ve li faccio vedere tutti insieme. Sono quelli che mi avete visto voi in qualche video precedente dove comunque ve li facevo vedere, li ho fregati dall'hotel dove sono stata a Londra. Sono della Ayala, non so come si pronuncia. Tra l'altro è specchiato, quindi spero che lo vediate. Comunque, Ayala SPA o Ayala SPA, che dir si voglia. Questo è lo shampoo. Questo è il balsamo, conditioner. Questo è lo shower gel, quindi gel doccia. E questa era la body lotion, quindi la crema corpo. Non mette a fuoco oggi, abbiate pazienza. Comunque, vabbè, ecco, ok. Sono finiti tutti e quattro. Allora, cosa dire? Mi sono piaciuti molto. La profumazione era al tè bianco e come potete vedere erano tutti paraben free, eccetera, eccetera. Ora, io questa marca non la conosco, non so neanche se è reperibile in Italia, però vi devo dire la verità che nonostante la buona profumazione, non so se ricomprerei i prodotti di questo marchio, ma semplicemente perché non rimaneva molto il profumo di, cioè al momento era buono, poi però quando uno si sciacquava non rimaneva molto il profumo di tè bianco, quindi cioè voglio dire, più o meno hanno fatto il dovere di un qualsiasi shampoo, balsamo, crema, gel doccia normale di un'altra profumazione, quindi senza infamia e senza lode, ecco, diciamo così. Poi, sempre a Londra, ho finito praticamente una mia carissima amica. Che però non vede i video su YouTube, mi aveva regalato questo set di Caudalie Paris col sacchettino con l'aereo, molto carino. Infatti, io il sacchettino l'avevo riempito appunto di questi tre prodotti Caudalie e me l'ero portato in aereo perché era appunto un kit per viaggiare in aereo. E ovviamente li ho finiti tutti e tre: erano gel doccia. Se non metto la mano. A fuoco, eccolo qua, gel doccia, shampoo, crema corpo. Allora, il gel doccia mi è piaciuto tantissimo. Ha una profumazione buonissima, lascia la pelle veramente morbida, mi è piaciuto proprio tanto tanto tanto. La crema corpo fa molta fatica ad assorbirsi, però la profumazione è buonissima, è come il gel doccia, fa un po' fatica ad assorbirsi e devo dirvi anche la verità che io la mettevo sui piedi dopo aver camminato tutto il giorno a Londra, quindi coi piedi cotti, e il giorno dopo avevo la pelle proprio bella, levigata, cioè una crema corpo molto lenitiva, quindi questa mi è piaciuta parecchio. Lo shampoo mi ha colpito perché era tipo, sapeva tipo di burro, boh, molto strano. Anche come consistenza, aveva questo colore crema. Comunque, la profumazione era sempre la stessa degli altri due prodotti. Molto buono, devo dire che io ci ho fatto uno shampoo e mezzo, quindi non so dirvi, sinceramente, anche questo senza infamia e senza lode, nel senso che io, boh, shampoo sui miei capelli sono grossi così, io non è che vedo chissà quali miracoli, insomma, però tre prodotti assolutamente buoni. Peraltro nel kit Caudalie c'è anche l'acqua micellare che ho iniziato solo in questi giorni a provare e quindi non vi ho messo nel video degli struccanti, ma mi sta piacendo molto molto anche quella, quindi vi farò sapere. E poi vabbè, gli ultimi finiti, uno spazzolino, cioè, ma dimmi te, non so neanche perché l'ho messo qua dentro, lo spazzolino comunque andrebbe cambiato, questa era della Colgate. Ha fatto il suo egregio dovere. Sapete che lo spazzolino va cambiato ogni 3-5 mesi. Questo ha fatto il suo canto del cigno, quindi ciao. Poi, sempre a Londra, ho finito questo campioncino di Angel che mi ha dato mia sorella. Perché io in realtà mi ero portata un profumo nel travalo, ma mi è durato un cavolo. E quindi mia sorella poi mi ha passato questo campioncino di Angel. È buono, io non è che dico di no. Poi perché non avevo niente, quindi l'ho usato, però ha una profumazione un po' troppo forte per i miei gusti. Comunque, vabbè, l'ho finito. E poi ho finito, vabbè, lo sapete che vi metto dentro
il mio integratore. Quindi a questo giro era il magnesio. Ovviamente, cioè, questi integratori che vi faccio vedere non è che li prendo tutti insieme e non è che li prendo tutti i giorni, cioè ogni tanto quando mi sento fiacca mi prendo una pastiglia di, io ce li ho nello scompartimento dei medicinali, cioè non è che mi impasticco tutti i giorni con queste cose, ogni volta me ne sto facendo vedere uno, non vorrei che vi facesse un'idea distorta, io le prendo solo quando ogni tanto sono un po' giù di corda, ecco, diciamo così. Comunque queste erano tavolette di magnesio. Queste, se non sbaglio, le avevo trovate al Lidl, della Optisana, se non vorrei dire una stupidaggine, avevano gusto limone e sono finite. Queste le avevo comprate ancora l'anno scorso, per dirvi, e sono 15 compresse, quindi. Però vabbè, le ho finite, quindi le ho inserite. Il sacchetto, come potete vedere, è vuoto. Niente, miei cari e miei cari, io spero di avervi detto tutto, spero di esservi stata utile e niente, il prossimo video sarà un po' alternativo. Vedrete e poi vi darò ovviamente anche i risultati dei due giveaway, il giveaway letterario e il giveaway londinese. E niente, quindi state, navigate a umma umma sul mio canale. Un bacione, ciao!